Martina Donne, è stato veramente un successo questo bel convegno, anzi questo bel incontro che avete organizzato in occasione della giornata mondiale della filosofia del Club UNESCO 2016. Era un tema abbastanza complicato e comunque è stata una scommessa che abbiamo vinto. Ovviamente poi noi come associazione seguiamo i dettami dell'UNESCO e il terzo giovedì a novembre, il terzo giovedì del mese di novembre si tiene la giornata mondiale della filosofia. Noi abbiamo spostato al martedì, ma la giornata della filosofia l'abbiamo festeggiata e mi hanno comunicato da Parigi che come federazione dei club e centri UNESCO italiani siamo stati l'unico club in Italia a festeggiare e a celebrare la giornata della filosofia. Beh, di questo sono contentissimo. Dai, anche i relatori hanno dato veramente una mano splendida, da Dorella a Michele. Di livello. Michele Merlicco, molto bravo, giovane laureato, che ci ha spiegato il suo modo di vedere la vita e di affrontare le difficoltà quotidiane di un giovane che è in cerca di lavoro. Dorella Cianci, che ormai è una certezza nel panorama culturale, non dice di nulla, ma italiano. Siamo stati bene, abbiamo passato una bella serata, un'ora e tre quarti di chiacchierata che è volata praticamente in un batter d'occhio, un batter di ciglia. Che cosa vogliamo più? È andata bene così. Appuntamento alla prossima manifestazione del Club UNESCO che si terrà il 3 di dicembre in Sala Consigliare. Nient'altro, grazie di tutto. Io vorrei, appunto, volevo proprio farti questa domanda perché sta andando veramente molto bene l'itinerario che state facendo nelle scuole per quanto riguarda i campioni dei diritti umani, che è partita praticamente ad autunno inoltrato. Sì, no, stiamo passando in rassegna tutte le scuole di Cerignola, gran parte delle scuole di Cerignola. Dal 1° di ottobre abbiamo girato in 8 istituti a portare il messaggio della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Questo è un progetto che viene da aprile di quest'anno e terminerà il 3 di dicembre. Insomma, noi come club, come associazione, come gruppo di volontari ci stiamo muovendo tantissimo all'interno del nostro territorio. Speriamo che il messaggio venga raccolto e niente di più. Che cosa possiamo dire? Grazie. Grazie a te. Buon arrivo, grazie. Benissimo.